arrivando! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Un mare di gente, incipit banale ma sicuramente efficace per descrivere la manifestazione di Roma. Sono 280 gli stabilimenti balneari solo dall'Abruzzo, 350 manifestanti totali verso Roma nella protesta nazionale per il futuro e per la difesa dei loro lidi. Il SIB, sindacato italiano balneari aderente alla FIP e Confcommercio, insieme alla FIBA, Federazione Italiana Imprese Balneari di Confesercenti, ha organizzato la manifestazione denominata Tutti a Roma, salviamo la balneazione attrezzata italiana in svolgimento oggi nella capitale. Alla manifestazione hanno preso parte tra gli altri il presidente di FIPE Confcommercio Riccardo Padovano, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, nonché diversi sindaci e rappresentanti istituzionali abruzzesi. Padovano si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, alla telecamera di Marco Tontodonati. Beh, noi siamo venuti qua perché non perché siamo contro il governo italiano, ma perché vorremmo dire alla Presidente Meloni di mantenere le promesse che ci ha fatto, che ha fatto non ai balneari ma all'Italia. Difendere la balneazione attrezzata è una tipicità tutta nostra italiana. Quindi che cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo soltanto dai 227 decreti leggi che ha fatto dal suo insediamento, di fare il 228esimo decreto legge che consente a noi di respirare, ma che blocchi gli enti locali, perché diversi enti locali, anche per un fatto politico, stanno inviando le note di decadenza delle concessioni. Le chiedo personalmente, a nome di tutto il turismo balneare, di tutta la balneazione attrezzata della mia regione, l'Abruzzo, prenda nota di questo messaggio e attivi subito un decreto che bloccano i comuni a fare le evidenze pubbliche e che smettino di mandare delle notifiche agli stabilimenti balneari. Dobbiamo affrontare la stagione balneare, non dobbiamo essere presi dalle tensioni delle carte bollate. Si diceva tanti sindaci provenienti da tutta Italia. Per l'Abruzzo parla il primo cittadino di Fossacesi, Enrico Di Giuseppe Antonio. Poi chiediamo ulteriormente che i canoni demaniali non possono essere residuali per i comuni rispetto all'impegno che i comuni ci mettono su tutto e per tutto il demanio di proprietà dello Stato, ovviamente, che riguarda appunto le attività soprattutto di balneazione, ma non solo, anche delle spiagge libere.